Sentite tutti? Sì, va. Ok, buonasera a tutti. Questo è un altro appuntamento dei corsi Linux Base organizzati dal Politecnico Open Unix Lab, che siamo noi. Io sono Nicolo Izzo e stasera vi parlerò di editing fotografico, cioè di tutto quello che... ancora? Sì. Di tutto quello che concerne la fotografia, quindi l'utilizzo di formati che sono basati sui pixel, chiamati anche formati raster. Quindi quando andate in gita, andate a fare delle foto, tornate a casa con la vostra SD piena di foto e la memoria pure piena di ricordi, e portate le foto sul PC e in genere in ambienti Windows quello che succede è che le mettete in una cartella e ve ne dimenticate, vabbè, fino a che non andate a fare un'altra gita. Invece noi vogliamo ottenere stasera qualcosa che vada oltre questo processo di oblio delle foto, fare in modo da avere una collezione di foto che sia organizzata in base alle nostre esigenze e che ci permette di averle sempre a disposizione e di poterle riguardare facilmente e di averle ad esempio ordinate per, che ne so, se io magari ho una casa al mare e faccio le foto con il telefono che inserisce i dati relativi a dove ho scattato la foto nelle foto, potrò ordinare le mie foto in base al luogo in cui sono state scattate. Quindi diciamo che possiamo andare ben oltre la classica classificazione in base a cartelle delle foto. Allora, il mio indirizzo email è quello, ve l'ho messo lì perché nel caso vi saltino in mente delle domande alla fine del talk oppure abbiate dei problemi specifici all'utilizzo del materiale che vi mostro stasera e vogliate chiedermi direttamente, potete scrivermi quando volete. Allora, se volete seguire le slide, con le slide sul vostro PC basta che andate su questa pagina e ci sono delle slide che sono le stesse che ho io. Ricordate che le domande sono gratis, quindi fatene quante ne volete, perché l'importante non è che io arrivi il prima possibile alla fine delle slide, ma che voi capiate le cose, quindi se avete dei dubbi non vi preoccupate. Allora, quindi, la prima cosa che faremo, come ho già anticipato, è organizzare la libreria fotografica e poi gestiremo la post-produzione, quindi tutto quello che riguarda le modifiche che faremo sulle nostre foto, che in genere la post-produzione è, diciamo, un processo che parte da quando noi abbiamo una foto già salvata, la apriamo per elaborarla, fino idealmente a quando la stampiamo, però non lo vedremo stasera perché non ho la stampante qua. Comunque, l'ultima cosa che faremo, diciamo in maniera bonus, è sviluppare i file RAW e spiegare anche che cosa sono i file RAW per chi non lo conosce. Perché proprio Linux nel gestire le foto? Uno si trova così bene con gli altri sistemi, cioè nel senso non se ne sentiva il bisogno, magari qualcuno penserà. In realtà no, perché se qualcuno di voi ha un Mac con suo Zix già installato, io ho avuto l'esperienza di provare a importare delle foto con un Mac. Ho inserito la mia SD dentro il Mac e cercavo da qualche parte che comparisse, diciamo, una schermata con l'SD, con le foto da copiare in una cartella. No, l'unico modo per copiare delle foto da un SD a un Mac è passare per il software dell'Apple, che ovviamente importa tutto e fa quello che vuole. Cioè io non ho i miei file e se li voglio prendere e dare a mia zia, a mio nonno, non posso. E questa cosa, se è intuitiva, nel senso che non hai bisogno di nulla per gestire le tue foto, però secondo me è molto limitante. E poi c'è da considerare che tutto il software che usiamo, che vi faccio vedere stasera, è assolutamente gratuito, quindi non dovete né comprare Photoshop, né Windows, né qualsiasi altro software, perché è tutto open source e gratuito. E ovviamente non è che perché è gratuito allora vale poco, ma nonostante sia gratuito è veramente, cioè il software che vi mostrerò è di una qualità assolutamente di livello professionale comparabile ai tool che potete acquistare. Poi vabbè, il codice è open source, quindi se qualcuno di voi è un programmatore e sta usando GIMP ad esempio, sta modificando una foto e si mette lì a pensare ma
Quanto sarebbe figo se, come mi hai proposto tu, Fabrizio, se non potessi fare una funzione che mi applica una modifica totalmente casuale sulle mie foto, in modo da avere un risultato imprevedibile. Ecco, se sei un programmatore e hai le capacità per farlo, puoi assolutamente farlo. E Gimp dalla prossima versione potrebbe avere la tua feature, modifica casuale sulla foto. Dobbiamo farlo, Fabrizio. Lo faremo. Va bene, dai, subito. Ok. Poi, allora, l'hardware, nel senso... Sono requisiti abbastanza laschi, diciamo che l'unica cosa importante è avere una CPU a 64 bit, però se avete comprato il PC, diciamo, negli ultimi 6-7 anni è probabilmente sicuro che abbiate una CPU a 64 bit. Questa cosa serve per Darktable, perché altrimenti è veramente, cioè, lui non riesce ad avere uno spazio di indirizzamento abbastanza grande per gestire le foto, però vabbè, questi qui sono dettagli tecnici. E almeno 2 GB di memoria RAM, perché vabbè, se non avete 2 GB andateli a comprare su eBay e metteteceli sopra, nel senso, cosa avete, un Raspberry Pi? Anche il Raspberry Pi ha 2 GB di RAM. Un mouse onesto. Adesso io stasera non ho un mouse, però userò un'altra cosa, che è una tavola grafica. Cioè, nel senso che è questa cosa qua, la fa in genere, adesso la fanno tanti produttori, e sono degli oggettini molto carini che si trovano a poco, nuovi a circa 80 euro, usati a 50-60 euro, e sembrano non c'entrare niente con il photo editing, sembrano relativi solo al disegno, ma in realtà sono secondo me utilissimi, proprio perché quello che fanno questi oggetti, adesso vedete che c'è un rettangolo qua, un rettangolo bianco, questa cosa qui viene fatta corrispondere idealmente allo schermo. Quindi, a differenza del touchpad, in cui voi mettete il dito e avete un puntamento relativo, qui avete un puntamento assoluto, nel senso che se voi prendete la penna e la mettete nell'angolo in alto a sinistra, il puntatore va in alto a sinistra. Questa cosa è fantastica per avere le proporzioni nel caso di modifiche più elaborate alle foto, quindi compratela, è sottile, è da mettere nello zaino, va benissimo al posto del mouse. E ovviamente se proprio nel senso siete proprio appassionati e volete anche stampare e vabbè, nel senso se siete dei pro potete prendere una sonda colorimetrica, si trovano su Amazon, costano circa 120 euro, che è un prezzo enorme per una cosa che si usa in genere una volta all'anno, però la cosa bella è proprio del fatto che si può condividere con gli amici, nel senso che dato che uno il monitor lo calibra ogni 3-4 mesi, se avete magari altre 3 persone a cui piace fare foto, compratevi tutti insieme una sonda, smezzate il prezzo e calibrate a turno i vostri monitor, così avrete una resa dei colori perfetta e avrete speso 30-40 euro a seconda di quanti amici avete. Ok, quindi il primo software che vedremo stasera è Darktable, che il nome deriva da Dark Room, che è camera oscura, e Light Table, che è una specie di tavolo che si usava una volta, che era luminoso, per cui vi permetteva di esaminare molto bene le fotografie, i negativi ad esempio. Vabbè, il simbolo è questo, e il software lo trovate su praticamente tutti i repo di tutte le distro che avete, quindi c'è sui repo di Ubuntu, altrimenti se proprio avete una distro che non ce l'ha su, potete andarla a cercare sul sito. E per quelli che usano OS X è anche disponibile per OS X, non è disponibile però per Windows. E appunto quello che fa Darktable sono due cose: l'editing e l'archiviazione. Io direi archiviazione e editing, che è il cane che ha fatto il slide, ha sbagliato, vabbè. Comunque, quello che è Darktable è un grosso database, quindi è una specie di grosso programma in cui noi inseriamo dentro le foto. E quello che lui fa non è come molti software di gestione degli album fanno, creare una cartella e metterci le foto dentro, ma diciamo le prende lui nella sua pancia. Quindi noi non possiamo toccare fisicamente i file, per averli di nuovo sotto mano dobbiamo esportarli. Questa può sembrare una seccatura, in realtà è un grande vantaggio perché permette una cosa che si chiama modifica non distruttiva delle foto, che per quelli di voi che non sono proprio le persone più sicure del proprio lavoro al mondo, avete la possibilità, quindi tutti, avete la possibilità di modificare una foto, ok? Vederla in un modo, magari mettendola in bianco e nero, poi aprirla dopo 3-4 mesi, un anno, e a un certo punto vi viene il dubbio che quella foto non, magari ci stava meglio con i colori, potete prendere e annullare la modifica
e vedere di nuovo i vostri colori, cosa che sarebbe assolutamente impossibile con qualunque software di modifica distruttivo, quindi Photoshop e tutti gli altri. Quindi la cosa bella è proprio il fatto che le vostre foto vengono mantenute così come sono. E poi vabbè, vedremo anche GIMP, perché Darktable è molto molto flessibile anche per la modifica delle foto, però non arriva dappertutto. E se proprio volete fare dei lavori di fino, c'è GIMP, che è molto più potente e anche più meccanico, sì. Quindi è flessibile, e però quello che fa Darktable, GIMP, a differenza di Darktable, è proprio fa le modifiche distruttive. Quindi, come ve lo dico adesso, se volete modificare qualcosa con GIMP, fate sempre una copia di backup, quindi non lavorate mai sui vostri originali, perché se poi li modificate e salvate, avete modificato irreversibilmente la vostra foto, e questa è una cosa che non vogliamo. Allora, faccio una panoramica veloce prima di iniziare sui tipi di file che andremo a usare stasera. Partiamo col JPEG, che è il formato che voi conoscono tutti, che è il formato in cui scattano la maggior parte delle macchine fotografiche. È un formato compresso, quindi in realtà le foto, cioè i dati della vostra immagine, vengono salvati in meno spazio di quanto ne richiederebbe la foto. Questo fa sì che, ad esempio, se la foto è molto compressa, si inizia a creare degli artefatti, però se si può scegliere in genere il livello di compressione, in genere questo non si vedono mai gli artefatti. Invece, se voi avete una reflex, avete sicuramente la possibilità di salvare anche in RAW, che è una cosa che è abbastanza poco conosciuta, però è una possibilità che vi permette di salvare le vostre foto in un formato che non sia compresso, ma che contenga tutti i dati che vengono elaborati dal sensore. Quindi tutto quello che esce dal sensore viene preso in un archivio e salvato lì. Questa cosa è fondamentale perché vi permette di avere, cioè nel senso, voi se avete una reflex a casa, provate a salvare in RAW e provate ad aprire i file RAW con i software che vi mostrerò stasera. Ingrandendo la foto si vedrà chiaramente l'elaborazione fatta dalla macchina fotografica, e invece nel RAW quell'elaborazione non c'è più. Una cosa molto importante che proveremo a vedere dopo è il fatto che la foto sembrerà quasi una foto analogica, quindi vedrete proprio la grana del sensore, che è una cosa che secondo me è molto bella. Ovviamente io ho messo tante estensioni perché dipende dal fatto che ogni marca di reflex ha il suo formato. Se avete una Canon è CR2, Nikon NF, Pentax PEF e Sony è ARV. Quindi, però vabbè, tutti i software, il software che mostro io, Darktable, è in grado di aprire tutti i più comuni software RAW, quindi non dovete preoccuparvi di questo. Invece l'XCF è il file che utilizza GIMP. Infatti GIMP, nel momento in cui andate a aprire una foto con GIMP, lui non va a lavorare direttamente sul JPEG, ma crea un suo file chiamato XCF, che contiene sì le immagini, la foto del JPEG, ma delle cose in più. Ad esempio, se volete lavorare con i livelli, GIMP salva i livelli in questo tipo di file. Quindi, se avete intenzione di portare avanti la modifica di una foto con GIMP, vi conviene tenervi il file XCF, perché è un file che preserva tutte le modifiche, tutti i livelli che andate a creare con GIMP. Ed è lossless, quindi andrà a occupare tipo 20 mega foto, però vabbè, tanto tutti abbiamo degli hard disk grandi al giorno d'oggi. Quindi, se nel caso di vi interessasse, cioè vi ho messo il link, se cliccate su questa guida si apre il link fatto da quelli di GIMP sui formati di file. Se avete qualche dubbio, questa guida diciamo che è probabile che li risolva. Ok, allora partiamo subito con una demo, perché secondo me, nel senso, ho parlato anche troppo, alla fine se dobbiamo fare photo editing non c'è da studiare, da guardare slide, c'è da aprire i software e mettersi a giocare. Quindi apriamo Darktable. Ok, questa qui è la schermata di Darktable, spero si veda, è piccolo o si vede? Si vede abbastanza, diciamo che si intuisce. Comunque, ok, dove si spengono? Qua. Proiezione due volte, no. Ok.
Adesso si vede meglio? Sì. Dai, poi meno luce, c'è un mood più rilassato. Ok, allora, intanto cerchiamo di guardare un attimino come è composta l'interfaccia di Darktable. È molto simile a un software proprietario che probabilmente avrete già usato. E, quello che fa, intanto è diviso in varie parti. Abbiamo qui la parte relativa all'importazione e alla gestione delle collezioni delle immagini, quindi dove fate entrare le cose. Infatti andiamo a vedere qua nella tendina import, c'è già un tasto import folder che andremo a usare adesso, perché importiamo tutte le foto della mia ultima vacanza in montagna. Ok, io ho aperto la cartella, faccio open e lui si preoccupa di importarle tutte. Ok, le ho importate tutte, questa è l'ultima e queste sono tutte le foto. Ora, se guardiamo in alto, io queste foto le ho scattate con la macchina che salvava i due formati in maniera parallela, quindi sia RAW che JPEG. Come vediamo, qui, adesso non so se si vede da lì, però c'è scritto, magari se sposto il cursore, c'è scritto CR2 in alto. CR2 significa che il formato importato è di tipo RAW, nel senso che Darktable si trova davanti due foto che sono uguali, una JPEG e l'altra RAW, importa quella RAW perché contiene più informazioni, perché è più ricca. Poi ovviamente sarà lui stesso a produrre il JPEG. C'è anche un TIFF, vabbè, l'avevo già elaborato, questo qui è un panorama, vi faccio spoiler, dopo vedremo anche questa cosa qui. Oh, si vede un po' stretto, vediamo un po' se riesco a allargarlo. Ok, questo è uno spoiler di quello che vi spiegherò dopo, cioè come ottenere questo tipo di foto. Quando voi con la macchina fotografica andate in montagna, oppure in posti enormi, in posti vasti, avete magari un obiettivo che non è proprio un grand'angolo, e volete comunque catturare tutto quello che c'è nella vostra scena, potete farlo, potete fare una serie di foto, ovviamente con degli accorgimenti legati all'esposizione, una serie di foto, diciamo, da comporre in seguito, e potrete poi comporre creando cose di questo tipo. Adesso no, vediamo se riesco a ingrandirlo. Ah no, un attimo, forse con Ctrl più, no, ah con la, oh ok. Comunque, non so se si vede, ma la risoluzione è tipo da urlo di questa foto qui. Perché andando a comporre insieme 10 foto magari di una reflex moderna, voi avete qualcosa che raggiunge tipo 60 megapixel. Se avete magari a casa 3 schermi o 2 schermi, potete dividere questa cosa e mettere uno schermo per ogni monitor e vengono dei risultati molto carini. Però vabbè, questa cosa la vedremo dopo. Quindi, quello che facciamo ad esempio è aprire una foto a caso. E, intanto, vabbè, avrete già notato che possiamo nascondere tutti i menu per avere più spazio da dedicare proprio alle foto. E, andiamo a esplorare un attimino questo lato di destra che contiene delle cose interessanti. Infatti contiene tutte quelle che sono, diciamo, delle opzioni per la modifica leggera delle foto. Ad esempio, se vogliamo, sono divise per gruppo in base al tipo di modifica che fanno. Partiamo da quelle base. Una delle prime cose che si può fare è, nel caso in cui la macchina fotografica... Ragazzi, mi siedo, sono vecchio. Ok, nel caso in cui la macchina fotografica sbagli a determinare l'orientamento giusto della nostra foto, noi possiamo sempre girarla a destra o a sinistra. E ovviamente anche questa è una modifica non distruttiva, quindi non viene salvato realmente la modifica sulla nostra foto, ma viene, diciamo, sovrapposta, diciamo che Darktable se la ricorda. Poi, venendo invece delle cose più interessanti, qui ci sono, adesso io il programma ce l'ho in inglese, però voi se mettete la lingua del sistema operativo in italiano, tutte le scritte sono in italiano. Quelle che vediamo qui sono il contrasto, la luminosità e la saturazione. Adesso io cercherò di essere, nel senso, non so come siete messi voi come post-produzione, ma vi faccio vedere un attimino cosa significa ogni singolo comando. Ad esempio il contrasto va a determinare la differenza che c'è tra le luci, quindi i toni e i punti dell'immagine molto chiari, e le ombre, che sono i punti molto scuri. Se io vado ad aumentare il contrasto, avrò delle ombre più scure e delle luci più chiare. E questo serve a dare più profondità alla foto, nel senso, il contrario
una foto con scarso contrasto, adesso qui stanno succedendo tante cose, comunque sono il foto con basso contrasto sono molto piatte, non hanno profondità, non hanno spessore. E ovviamente una cosa che va di pari passo con il contrasto è la luminosità, nel senso che se noi ci accorgiamo che alzando il contrasto la foto diventa molto scura, possiamo sempre regolare la luminosità, che sarebbe, diciamo che se noi alziamo la luminosità è come se il programma prendesse tutti i nostri pixel e li portasse verso il bianco, quindi il grigio diventa grigio più chiaro, poi bianco, il verde diventa verde chiaro. Ovviamente se noi andiamo alla fine di questo indicatore, iniziamo a bruciare quelli che sono cioè è un termine tecnico, bruciare i pixel della foto, nel senso che quelli che erano i pixel che erano già bianchi da prima, se noi li portiamo oltre al loro livello massimo, saturano e quindi diventano, cioè essenzialmente diventano troppo bianchi per essere visti, la foto rimane un po' sgradevole. Però vabbè, la saturazione invece conta, va a regolare i colori, quindi quella che è l'intensità dei colori. Se noi la portiamo a zero, la foto diventa in bianco e nero, perché se una foto non ha colori, tecnicamente è in bianco e nero. Se invece la portiamo al massimo, otteniamo qualcosa stile, adesso non so quanto renda il proiettore, però stile pugno nell'occhio, tipo rivista. Esatto, tipo un po' tipo Instagram. E qui ad esempio, a seconda dello stile che volete ottenere, ad esempio in questo caso voglio ottenere proprio la foto pugno nell'occhio, quindi la lascio così. Comunque il consiglio che vi do è, senza stare qui a guardare tutti i settaggi, installatevi Darktable, aprite foto a caso e iniziate a giocarci, perché l'unico modo per prendere consapevolezza di queste modifiche è proprio quella di usarle, quindi di prendere una foto e provare tutti i settaggi e cercare di capire come ci piace di più. Ovviamente i settaggi che ci dà sono molto fini, in questo caso possiamo regolare singolarmente ad esempio le ombre e le luci, quindi possiamo prendere le luci e schiarirle. Poi adesso questa foto è molto scura, quindi si vede già. Comunque un po' cambia. Poi, altre cose interessanti sono le curve. Ok, questa cosa la vedremo dopo anche con GIMP, perché secondo la mia opinione in GIMP è molto più... cioè, ha un controllo un attimino più sofisticato sulle curve. Comunque, questa specie di grafico, che io adesso ho alterato brutalmente, rappresenta più o meno la resa della nostra foto a livello... vabbè, ve lo spiego quello sulla lavagna, che secondo me viene più semplice. Quello che vediamo è una specie di quadrato, ok? In due secondi, qui abbiamo le ombre, ok? E qui le luci. Idealmente, se ne tracciamo una diagonale, abbiamo le ombre che sono scure, perché qui ovviamente abbiamo tipo scuro e qui chiaro. Quindi con una diagonale abbiamo ogni cosa al suo posto, le ombre sono scure, le luci sono chiare. Però modificando questa curva noi possiamo andare in maniera molto flessibile e soprattutto la differenza delle curve rispetto al contrasto che abbiamo visto prima è il fatto che sia uniforme su tutta la foto, quindi se noi andiamo a creare una cosa del genere la nostra foto cambierà, ma in maniera soffice, in maniera non radicale, quindi avremo comunque una foto piacevole però che magari rispecchierà di più quello che volevamo rappresentare. Quindi ovviamente spostando la curva in alto noi andiamo a rendere l'immagine più luminosa e spostandola in basso la rendiamo più scura. In questo caso se io prendo ad esempio le ombre che sono qua sotto e le affondo, adesso questo è quello che vi dico, come vedete l'immagine è stata cambiata molto, cioè il legno che è diventato estremamente contrastato, è diventato saturo arancione. Questa cosa con GIMP non succede, ma questo dipende più o meno dal tipo di elaborazione che viene fatta. Comunque se non, diciamo, siete un po' più andate un po' più soft, potete fare delle modifiche. Questa cosa la vediamo dopo, che si vede meglio. Poi vabbè, l'orientamento l'ho già detto, l'esposizione cambia, è più o meno uguale alla luminosità, semplicemente va ad assomigliare di più a quella che è l'elaborazione che viene fatta dalla macchina, quindi se voi diciamo avete una foto sovraesposta e dovete scurirla, quindi una foto troppo chiara dovete scurirla, vi conviene farlo a livello di controllo di esposizione. Poi
Vabbè, direi che possiamo vedere un paio di altre cose, ad esempio il fatto che se noi ci accorgiamo che qui con Darktable abbiamo una serie di foto che sono simili e abbiamo modificato qui il nostro passerotto in una maniera che ci piace, che vogliamo ad esempio applicare alle altre foto, ma non abbiamo voglia di aprire ogni singola foto e di andare a impostare gli stessi parametri cercando di ricordarceli o segnarli su un foglio. Darktable ci viene in aiuto cioè creando questa funzione che si chiamano stili. Quindi noi possiamo selezionare una foto, che l'ho selezionata, schiacciamo il tasto create e creiamo lo stile passerotto. Lo stile passerotto contiene tutte le modifiche che abbiamo fatto finora sulla foto passerotto. Quindi se apriamo selezioniamo un altro passerotto e schiacciamo sullo stile, anche la seconda foto riceverà le modifiche che sono state effettuate sulla prima. Questo è comodo nel caso in cui voi magari, cioè, ad esempio vi piace avere nel senso con Darktable potete ottenere un vostro stile personale, ad esempio, che ne so, le foto che tendono con il bilanciamento del bianco leggermente a rosa, oppure delle foto in bianco e nero con poco contrasto. Trovate il vostro stile su una foto e poi lo applicate in maniera uniforme su tutte le altre foto e otterrete qualcosa che è molto uniforme. E sa, cioè, nel senso, si percepisce che tutte le vostre foto sono state scattate da voi. Poi, ovviamente, qui in alto sono, diciamo, le fasi di elaborazione di ogni singola foto e quando io apro una foto si passa da Lightable a Darkroom, che quindi, diciamo, si passa dalla gestione dell'album all'elaborazione della foto. Poi, questa cosa che qui c'è scritto Tethering, che è ancoraggio, è una funzionalità abbastanza interessante per chi di voi fa foto da studio e vi permette di collegare la reflex al PC con un cavo USB e vedere in anteprima in diretta sul PC, ad esempio, che ne so, su un monitor di una grandezza, che ne so, su un monitor 24 pollici, quello che la vostra reflex sta vedendo. Quindi voi, se siete in studio, potete fare una foto di prova, vederla sul vostro PC, fare le regolazioni direttamente da Darktable, scattare un'altra foto e ottenere sul PC le foto già direttamente importate e già pronte. Questa cosa è utilissima se si fanno foto di studio in cui si ha la possibilità di rimanere lì con il PC attaccato alla macchina fotografica. E permette anche di fare i timelapse, se non ricordo, quindi di settare un intervallo, ad esempio dire io voglio scattare una foto ogni 3 secondi. Attaccate la reflex, impostate l'intervallo da The Darktable e lui da solo ogni 3 secondi scatta una foto e la importa. Non c'è niente di più comodo secondo me per fare le foto, ad esempio i timelapse. Poi ovviamente Maps dovrebbe in teoria far vedere la posizione in cui è stata scattata la vostra foto, ma dato che io non ho il GPS sulla reflex, fa vedere solo la Terra, quindi mi dice che la foto è stata scattata sulla Terra. No, ma lo sapevo già. Ok, ad esempio, vabbè, vediamo un attimino. Torniamo alla presentazione. Hai una domanda? Vai. Scusa? È difficile però. Fare cosa? La domanda. Sì, va bene, vai. Ma se io importo delle foto, Sì. il catalogo di Darktable, dov'è? Lui si copia le Darktable, foto qua c'è un oppure... ingranaggio Sì. e da qualche parte ti fa vedere il posto in cui salve sul database. Qua. No, non è vero. Vabbè, è da qualche parte qua dentro. Comunque lui salva le foto in un grosso file binario che è il suo database e se tu lo vuoi installare Darktable su un altro PC puoi andare a prendere quel file, copiarlo nell'altro PC ed è tutto Quindi funzionante. tutte le foto che io importo lui se le copia. Esatto, lui se le copia dentro Darktable, dentro il suo database. Questa cosa è comoda più che altro proprio per le modifiche, perché se, cioè, nel senso, se noi andiamo, che ne so, apriamo il passerotto di prima e ci stanchiamo di questo stile così pugno nell'occhio, possiamo andare in history e abbiamo tutte le modifiche. E questa cosa rimane anche se chiudiamo il programma e lo riapriamo. Quindi diciamo che diventa un attributo della foto le modifiche. E possiamo semplicemente anche cancellarle, ad esempio, se... Torniamo indietro nelle modifiche, possiamo, cioè è come se fosse una pila, noi possiamo togliere delle modifiche oppure rimetterne delle altre. Ad esempio ripartire, che ne so, dalla 4, in cui dalla 3 c'era la foto girata. No, vabbè. Comunque possiamo partire diciamo, da metà del nostro lavoro di modifica e fare altre modifiche dopo.
Ok, comunque per il path preciso del database, poi se vuoi lo cerchiamo insieme. Comunque su internet c'è sicuro. Sì, sarà nel lavoro sicuro. Ok, avete altre domande su? Sì. Il grafico dei colori che stava su nell'angolo a destra. Questo qui? Sì. Quello non si può sovrapporre alla curva. Perché ho visto che la curva non c'aveva, cioè aveva soltanto la linea. Allora, in realtà rimane sopra, quindi rimane visibile. Questo qui, quello sopra, si chiama istogramma e praticamente fa la stessa cosa della curva, nel senso che qui sulla sinistra abbiamo le ombre e qui sulla destra abbiamo le luci, e per ogni valore e addirittura per ogni canale, quindi rosso, verde e blu, ci viene detto più o meno quanto sono scure o chiare i nostri dettagli. Se proprio vuoi sovrapporlo, magari puoi farlo con GIMP, però qui te li mantieni separati. Comunque puoi lavorare anche direttamente sull'istogramma, se vuoi. Prendi l'istogramma, trascini sulla destra, sulla sinistra o sulla destra e vai a fare il lavoro delle curve, però direttamente sull'istogramma. Comunque diciamo che Darktable è stato pensato più per una modifica veloce delle foto, quindi per le cose serie dettagliate c'è il GIMP. Ok. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, sì, sì. Okay. Altre domande su Darktable? Dimmi pure. Fare l'immagine però. Ah certo, non vale bene. Grazie. Allora, voi potete selezionare tutte le foto che volete, qui c'è addirittura un menu che si chiama Select che vi permette di selezionare ad esempio le foto dell'ultimo rullino. I rullini li potete gestire di qua. Ogni grossa importazione va a generare un rullino. Selezionando una foto, in basso c'è scritto Export. E noi possiamo andare a esportare la foto scegliendo ovviamente il nome di un file da dare. E questa, se vedete qui c'è ad esempio un dollaro file name. La cosa bella che possiamo fare è usare questa specie di variabili, nel senso che se noi selezioniamo tutte le foto possiamo chiamarle ad esempio dollaro year, dollaro month, dollaro file name, in modo che lui le andrà a salvare con anno, quindi 2014, mese, ottobre e poi il nome del file. Quindi possiamo, cioè questa cosa è molto comoda se noi le dobbiamo ad esempio importare con un altro programma. Ok, ma una volta che io le esportate, se poi io le esporto in RAW, io quelle rimporto nel programma, lui si ricorda dei vari livelli, eccetera. Il punto è che tu quando esporti una foto non la vai a togliere dal database. Quindi quello che fai non è tirarla fuori, ma semplicemente creare una copia. Tu ovviamente quando la vai a importare dentro lui la vede come una nuova foto, quindi le modifiche saranno permanenti sulla foto. Però ovviamente tu hai sempre la foto originale, quindi su quella avrai le modifiche sovrapposte e cioè ovviamente dipende, cioè io quello che consiglio è nel caso in cui vuoi esportare, modificarla e reimportarla, non andare a cancellare quella vecchia, in modo che al massimo hai due foto, però hai sempre l'originale a disposizione. Ok? Altre domande su Darktable? Vabbè, proseguiamo. Ok, adesso vi faccio vedere un po' di cose magiche, belle, tipo il photomerge, che è la cosa che ho fatto vedere prima. Ma non è la prima cosa che faccio vedere. La prima cosa è l'HDR, o HDRI, che è un processo abbastanza interessante, secondo cui noi possiamo... Intanto è utile questa cosa in cui nel caso in cui siamo ad esempio all'aperto e abbiamo un soggetto che è magari contro luce, quindi c'è, che ne so, la chiesa, una chiesa molto, un ambiente molto che ispira molti sentimenti con una chiesa, però abbiamo il sole dietro la chiesa, ok? E vogliamo catturare sia la chiesa che il cielo. Facendo una singola foto noi in genere otteniamo o la chiesa sovraesposta o il cielo sovraesposto. Quindi con una reflex normale ne possiamo avere i dettagli solo su uno dei due soggetti, ma con questo tipo di fotografia possiamo fare tre foto allo stesso soggetto e in ogni foto cambiare l'esposizione. Ad esempio questa foto qui che ho fatto in una valle, che diciamo abbiamo il sole dietro, e quindi nella prima foto, diciamo in una foto fatta senza toccare nessun parametro, con un'esposizione normale, sarebbe venuta così, con il cielo bruciato, ok? Cioè non bruciato ma troppo chiaro. E invece io ho fatto un HDR, questa cosa si fa sulla macchina impostando l'esposizione a forcella.
si trova in genere nelle impostazioni, si chiama bracket exposure, qualcosa del genere. Comunque se cercate su internet trovate come farla con la vostra ray trace. Quello che fa è scattare una sequenza di tre foto che si distanziano l'una dall'altra di un certo quanto di esposizione. E queste tre foto, una più scura, una normale e una un po' più chiara, vengono poi unite insieme in post-produzione con dei software appositi e vi vanno a generare una foto che include tutti i dettagli delle tre foto. Infatti in questa foto noi abbiamo i dettagli della valle di quest'ultima foto, che invece ha il cielo sovraesposto, e i dettagli del cielo di questa prima foto. Però non è un processo semplicissimo, diciamo che ad esempio, adesso lo vediamo subito, quella che otteniamo è una foto che è molto complessa, molto satura, molto ricca di dettagli, però con un'attenta post-produzione possiamo ottenere dei risultati veramente belli. E vi insegno un trucco: quando andate in giro e vedete delle mostre fotografiche o delle foto, quello che vedrete ogni tanto magari sono, adesso non so se si vede da così lontano, ma se l'avete sul PC si vede bene, un leggero alone bianco intorno ai punti in cui abbiamo un soggetto scuro e un soggetto chiaro. Questo è un difetto che in genere si crea con l'HDR e le rende immediatamente riconoscibili, però ovviamente con GIMP si può correggere, anzi vedremo dopo come farlo. Quindi per fare gli HDR possiamo direttamente farli da dark table e adesso cerco una foto con tre esposizioni, spero di non aver fatto solo quella. Vabbè, dai, diciamo che abbiamo questa che non è proprio... Allora, per capire, dato che le foto per l'HDR in genere vengono scattate in maniera sequenziale, cioè nello stesso minuto, per capire quali sono le tre foto in HDR posso scorrere il mio puntatore sulle foto e leggere i dati. Questi qui sono i dati di scatto delle mie foto. Dicono con che reflex l'ho scattata, con che obiettivo, a che lunghezza di focale, ad esempio quanto stavo ingrandendo con il mio teleobiettivo. E se io vado a guardare tenendo occhio l'orario, questo qui è delle 5:24, questa anche e questa anche. Quindi queste tre foto fanno parte di un HDR. Io quello che andrò a fare è selezionare tutte e tre. E poi, qui sotto il menu Selected Images c'è un tasto Create HDR. Io lo schiaccio e lui mi crea un'altra foto, che è questa qui. Allora, che è questa qui, perché ha il formato DNG. Ora, ok, è terribile. Ma questo è un problema mio, okay? Perché quando ho fatto la foto non sono stato fermo. Le foto devono essere abbastanza allineate. Se avete foto che non sono allineate, vi conviene prima passare la GIMP, allinearle e poi fare l'HDR. Quindi in questo caso elimino questa foto orribile e proviamo, diciamo, con l'altra foto. Con quelle più in alto. Queste qui sono 1, 2, 3. Vediamo. Ok, sono loro tre. Facciamo la stessa cosa. Oh, è vero. Quindi un HDR. Si possono fare anche due di HDR, però non è la stessa cosa. Allora, in questo caso sono 1, 2 e 3. Ok. Ora, aprendo questa foto non ci sembra in realtà proprio, cioè, non ci sembra sensazionale. In realtà contiene veramente tutte le informazioni, quindi quello che dovremo fare sarà giocare con il contrasto e la luminosità, ad esempio in questo caso abbassare la luminosità per far vedere di più il cielo, oppure addirittura una cosa che possiamo fare qui è proprio giocare con GIMP, cosa che farò adesso. Quindi quando ci accorgiamo che Dark Table inizia a starci un po' stretto, non è abbastanza potente per noi, non è abbastanza flessibile, andremo a selezionare la foto proprio che vogliamo modificare e andremo a esportarla, ad esempio qui la esporto nella mia home, e possiamo scegliere il tipo di formato. Io metto un TIFF a 16 bit. Se meglio scegliere il TIFF a 16 bit piuttosto che quello 8, perché la reflex scatta 8, ma se voi avete 16 bit avete più possibilità di contenere le informazioni, ad esempio delle tre esposizioni diverse. Quindi così ho esportato la foto, ora la devo andare a cercare nel mio file system.
sarà una qua. Ed è, allora, come si chiamava? 987 HDR, questa qui. E l'altro ad esempio con Gimbal. Interessante. Ok. Non badate quei messaggi di errore, non capiranno sicuramente a voi. Allora, ok, questo Gimp intanto ha un'interfaccia abbastanza diversa da Darktable. È molto simile ai tool professionali per il post-processing in cui magari siete abituati a usare. Quindi avete qui tutti gli strumenti, e in particolare la cosa comoda è che vi raggruppa ad esempio anche gli strumenti delle trasformazioni, quindi qui abbiamo quella prospettiva, qui abbiamo lo strumento scala, cosa che in genere non c'è negli altri software di editing. Comunque noi andiamo dritto al sodo e quello che facciamo è cercare di nuovo le curve. Quindi colors, curves. Ok, adesso qui abbiamo l'istogramma sovrapposto. Per tutti e tre i canali. Sì, sono tutti e tre canali, però si può anche cambiare, si possono puntare singolarmente e probabilmente si possono vedere anche tutti e tre insieme, però lo vediamo dopo. Ok, quindi quello che vi consiglio nel gestire le curve con Gimp è sempre di puntare i terzi di questa diagonale, perché sono, cioè, diciamo che se noi andiamo a spostare questi due punti è più probabile ottenere un'immagine che sia non sia distorta. Quindi quello che vogliamo fare è ad esempio affondare un attimino di più le ombre e alzare di più le luci, oppure il contrario magari, che viene più interessante. Ok, ovviamente più andiamo ad alterare questa curva, più la facciamo deviare dalla diagonale, più otterremo degli artefatti, quindi un'immagine poco naturale. Poi possiamo, le modifiche di Gimp sono divise in maniera semantica, quindi tutte le modifiche che abbiamo visto prima, la luminosità, il contrasto, sono dentro colors. Ad esempio qui abbiamo brightness, contrast, possiamo aumentare il contrasto e abbassare la luminosità. Poi ovviamente qui dipende tutto da quello che volete ottenere. Invece qui abbiamo sotto filters abbiamo degli altri effetti interessanti che riguardano comunque la modifica della foto. Ad esempio se vogliamo ottenere un effetto tilt shift o sfocare la nostra foto magari selezionando semplicemente una zona, possiamo selezionare una zona che ne so con il basso, fare una cosa tintissima ma solo per il giusto di farvela vedere, tipo così. Ovviamente se io faccio una selezione tutte le modifiche che io vado a effettuare vengono effettuate sulla selezione, quindi se io vado a fare qui sfoca e sfocatura gaussiana, quello che vado a modificare è solo la zona selezionata. Ovviamente in questo caso ha poco senso fare una selezione rettangolare di questo tipo, ma se avete una tavola grafica potete fare qualcosa di più creativo selezionando in maniera accurata quella che è la vostra zona. Vabbè, comunque in linea di massima quello che vi conviene fare è creare l'immagine HDR con Darktable e poi editarla direttamente con Darktable per evidenziare i vostri dettagli, oppure se questo non è sufficiente esportarla in Gimp e usare Gimp. Ok, però l'HDR è sempre, cioè non è mai abbastanza ostica come modifica. Invece una cosa molto più soddisfacente è non questa cosa qui, ma il Photomerge, che è un altro tipo di elaborazione avanzata in cui noi andiamo a prendere anche qui varie foto e le uniamo in una foto sola. Adesso invece, cioè quello che possiamo fare, oltre a fare HDR e Photomerge, è ovviamente farle tutte e due insieme. Infatti questa foto che vedete l'ho fatta io, ognuna delle singole foto che ci sono in alto è in realtà un HDR di varie foto. E questa cosa è abbastanza, cioè,
ci vuole un sacco di tempo, sono 24 foto totali per ottenere una sola, però nella foto finale abbiamo il cielo che è esposto correttamente in una foto panoramica, che è una cosa che diciamo fa il suo effetto. E per il photo merge andremo a utilizzare uno strumento delicato che si chiama Eugene, e anche questo qui dovrebbe essere su tutti i repo, e comunque è open source e si trova su internet molto facilmente. E Eugene ci permette di creare dei photomerge senza dover allineare a mano le varie foto. Adesso proviamo a usarlo. Ad esempio, cerchiamo qua dentro delle foto da unire con un photomerge. Vediamo se ne ho qualcuna. No, abbiamo queste. Quindi, queste qui, come potete vedere, ad esempio, da una all'altra, sono state fatte in sequenza. Qui in basso possiamo scorrere direttamente da una all'altra. E, come vedete è molto lento, ma solo perché sta caricando dei file RAW. Se voi andate a lavorare con i file JPEG è molto più veloce e responsivo il programma. Comunque queste foto sono state fatte una dopo l'altra in sequenza e sono perfette per essere unite in un photomerge. Quindi quello che facciamo sarà esportarle. Le selezioniamo tutte, andiamo a esportarle chiamandole ad esempio photo merge dollaro file name, in modo che lui andrà a mettere il prefisso davanti a ogni foto, e cliccando export lui le andrà a esportare tutte. Ora apriamo Eugene. Ok, Eugene è diviso in tre pezzi, quello però c'è un programma principale e poi il programma principale va a utilizzare gli altri due sottoprogrammi, quindi noi dobbiamo solo aprire Eugene Panorama Stitcher. Quindi quello che faremo sarà seguire i tre passi che ci fornisce lui, quindi il primo è Load Images. Noi andiamo ad aprire la nostra cartella in cui abbiamo esportato le foto prima, qui però non c'è niente. Scusate. Vabbè, comunque le foto sono queste. Non ha messo il nome. Io le seleziono tutte e le apro con Eugene. Poi qui potremo impostare il tipo di lenti. Questa cosa aiuta Eugene, dato che lui alla fine, cioè quando noi scattiamo una foto, non abbiamo una resa perfetta, nel senso che le linee che sono parallele nella realtà, viste dal nostro obiettivo, diventano leggermente convergenti. E ovviamente se noi dobbiamo sovrapporre varie foto, questo qui può diventare un problema. Però se noi gli selezioniamo il tipo di lenti, lui diciamo viene facilitato e può correggere da solo questa cosa. Quindi gli selezioniamo il tasto Align. Ora, come potete vedere qua sotto, è un po' piccolo, però le foto qui sono nell'ordine opposto. Vedete che la montagna fa una specie di scaletta? Proprio perché io le ho scattate da destra verso sinistra, invece lui le considera da sinistra verso destra. Però questo non è un problema, perché se io vado a fare Align, lui le combina ogni foto con tutte le altre e cerca di capire l'ordine. E questa cosa è abbastanza... nel senso... ci mette un po' di tempo, quindi noi lo lasciamo andare, però vabbè, dopo lo andiamo a ricontrollare per qualche minuto, anzi no, non lo ricontrolliamo, ho già il lavoro, l'avevo già fatto a casa, vi faccio vedere il risultato e basta. A casa però fatelo voi, ci mette qualche minuto, niente di che. Quindi il risultato è questa cosa qua. No vai, non apriamola con G, apriamola con l'editor di default di GNOME. Ok, il risultato è questa cosa qua, che come possiamo vedere adesso si vede molto piccola, però ingrandendo è una foto che va ad abbracciare tutto il panorama che noi volevamo andare a considerare, e soprattutto ha una risoluzione che è anche più impressionante. Quindi se addirittura una cosa bella che potete fare è trovare qualcuno che sia in grado di stamparvi una foto del genere in tutta la sua lunghezza e appendervela in camera, perché cioè nel senso sono foto molto insolite, e la cosa bella non è proprio vederle su un monitor in cui voi potete osservare ovviamente solo una piccola parte dell'immagine alla volta, ma cercare di stamparle o guardarle su più monitor per poter ammirare insieme tutto il panorama.
Comunque, io non ho modificato niente, cioè questa foto è direttamente come esce fuori da Eugene. E come possiamo vedere è praticamente impeccabile, nel senso che non si vedono i punti di congiunzione delle foto. Cosa che ad esempio se voi fate una panoramica con il vostro telefono si vede, se andate a ingrandire una fotosfera o una panoramica fatta con un telefono Android, ogni tanto trovate qualche cosa che è sovrapposto male e quelle cose dovete correggere a mano. Invece qui abbiamo un risultato che è perfetto. Quindi Eugene, pazienza e fotomerge. Vediamo se ce l'ha fatta. Sì, adesso ha finito. Quando ha finito noi dobbiamo semplicemente cliccare create panorama e andare a specificare alcuni parametri, quindi la dimensione della foto. Come vedete questa è una foto 8000x2700 e il tipo di formato in cui salvarla. La foto JPEG sarà già compressa, mentre la foto TIFF non è compressa. Quindi ovviamente se volete lavorarci dopo con GIMP, se salvate in GIF è meglio perché avete diciamo più informazioni su cui lavorare, quindi c'è meno il rischio di alterare le vostre foto e renderle innaturali. E poi come vedete lui andrà anche a correggere l'esposizione. Però in linea di massima vi consiglio, se volete provare questa cosa a casa, quando usate la vostra reflex impostate l'esposizione sul manuale, in modo che l'esposizione rimane bloccata lungo tutte le foto e voi non avete problemi di diversità di esposizione. Quindi si diventano tutte uniformi ed è una cosa bella. Vi consiglio comunque di provare, andate a fare foto, portatele a casa e provate a divertirvi con gli HDR e con i fotomerge. E anche con gli HDR e i fotomerge. La demo l'ho già fatta. E vabbè, avete delle domande su queste ultime cose? Su HDR fotomerge? Io una su GIMP. Ok. È possibile fare i livelli di regolazione con un foto? I livelli di regolazione nel senso i livelli, nel senso, quelli stile... Puoi rimettere, ma tipo fai una modifica sulle curve. Sì. Poi vuoi rimetterci mano poi. Allora, se salvi controllerò e dopo ti do la conferma. Però in teoria il file XCF dovrebbe mantenere la storia. Ok? Quindi dovrebbe fare il lavoro che fa l'Artable, però non te lo garantisco, lo devo controllare. Comunque, quello che puoi fare cioè dovresti poter fare i livelli di regolazione, come si fa con Photoshop. Infatti, però comunque ti consiglio di... dopo se vuoi lo guardiamo. È possibile in genere assegnare una regolazione a un livello, in modo da poterlo eliminare in seguito, dato che XCF mantiene i livelli. Ok, ci sono altre domande su GIMP, sugli HDR e fotomerge? Ok, vabbè, io allora ho finito ragazzi, e grazie a tutti.